7 ascensori più strani del mondo. Numero 7. Ascensore Bailonga. L'ascensore Bailonga, in italiano, ascensore dei 100 draghi, è un ascensore in vetro costruito su un precipizio a Wing Yuan, nell'area dello Zhangjiai in Cina. L'ascensore sale per 326 metri. Si ritiene sia il più alto e il più pesante ascensore all'aperto del mondo. La sua costruzione è iniziata nel 1999 ed è stata completata nel 2002. Gli effetti ambientali dell'ascensore sono stati oggetto di dibattiti e controversie poiché l'area in cui è stato costruito, è stata definita patrimonio dell'umanità nel 1992. Le operazioni si sono interrotte per 10 mesi nel 2002-2003, secondo i rapporti dovuti a problemi di sicurezza, non ambientali. Numero 6. Ascensore Amit Chavand. L'ascensore Amit Chavand è l'ascensore esterno più alto di Europa e si trova in Svizzera. Si collega un percorso roccia con il punto panoramico più alto della città di Lucerna sul Biukondiere Sirgenstock altopiano. Fu il primo del suo genere in Svizzera quando fu aperto per la prima volta nel 1905. L'ascensore trasporta i passeggeri fino a 153 metri fino alla cima in meno di un minuto. L'ascensore originale funzionava alla velocità di un metro al secondo e impiegava quasi 3 minuti per raggiungere la cima, trasportando fino a 8 persone. Nel 1935 la velocità dell'ascensore fu aumentata a 2,7 metri al secondo e la cabina fu sostituita con una struttura metallica più leggera. Numero 5. Ascensore La Cerda. È una delle principali attrazioni turistiche della città di Salvador. Collega il centro business con la città vecchia. Dal punto di vista ingegneristico, l'ascensore è una torre con le aste dell'ascensore e il complicato sistema di controbilanciamento. L'altezza della torre è di 72 metri. L'ascensore ha 4 cabine grandi, con una capacità totale di 32 persone. Poiché l'elevato La Cerda appartiene al sistema di trasporto pubblico urbano, devi pagare per accedervi. Ma ne vale la pena, ha una bellissima vista sulla baia. Numero 4. Ascensore Mercedes-Benz. I turisti che visitano il museo Mercedes-Benz di Stoccarda hanno la possibilità di guidare con uno degli ascensori più notevoli al mondo. Nella sala centrale del museo, i binari verticali erano fissati alle pareti, su cui erano montati gli ascensori futuristici, che sembrano grandi capsule di metallo. Per alzarsi dal piano terra del museo all'ultimo piano, l'ascensore impiega meno di 30 secondi. Questo ascensore è sorprendente per la forma particolare e il design degli interni delle sue cabine. Il museo è anche progettato in uno stile futuristico, quindi non c'è da meravigliarsi che puoi vedere queste cabine di ascensore, a forma di pillole. È molto curioso. Numero 3. Ascensore di Gatevai. Una delle principali attrazioni di Saint Louis è il memoriale con il nome simbolico Porta dell'Occidente, un bellissimo arco alto, in cima al quale si trova la piattaforma panoramica. Ed c'è solo un modo per salire sulla piattaforma panoramica, sali su questo ascensore. L'ascensore è un treno composto da 8 auto, in ciascuna delle quali 5 persone possono andare contemporaneamente. Grazie ai piccoli pannelli di vetro sulle porte della cabina, tutti i visitatori possono letteralmente apprezzare la struttura del monumento dall'interno. Tutti i passeggeri rimangono nella comoda posizione verticale durante il viaggio. Numero 2. Ascensore Skyview. L'ascensore più insolito in Svezia si trova a Stoccolma. Il Skyview è un ascensore originale che si trova sul lato meridionale dell'edificio sferico Globen Arena. Quest'ultima è la più grande struttura sferica al mondo, che rende ancora più attraente l'originale ascensore circolare. L'ascensore Skyview è un complesso di 2 gondole di vetro, che corrono lungo la parete meridionale dell'arena sportiva sferica e sollevano i passeggeri sul tetto.
15 persone possono cavalcare in ogni sfera di vetro, godendosi il panorama incredibilmente bello dei dintorni durante la salita. È molto bello. Numero 1. Ascensore Aquadome. L'affascinante Aquadome è situato all'interno dell'Hotel Radisson Blu a Berlino, un acquario cilindrico che ha un ascensore all'interno. Con un'altezza di 25 metri e un diametro di 11 metri, l'Aquadome si distingue per essere il più grande acquario cilindrico del mondo e l'unico a contenere un ascensore panoramico all'interno. A differenza di quanto accade in altri acquari, in questo i turisti e gli ospiti dell'hotel devono premere il pulsante e chiamare l'ascensore. Una volta dentro, inizia una salita in cui l'importante non è raggiungere l'ultimo piano, ma godersi i 1500 pesci di 97 specie diverse che lo circonda. Thank you.